Il Natale è ormai alle spalle ed è tempo di bilanci. La bellezza di Milazzo sembra non sia bastata ad attirare turisti acquirenti e commercianti, come più volte denunciato, non stanno attraversando un buon momento. Allora siamo andati in giro a chiedere proprio ai commercianti come erano andate le vendite di Natale. Come è andato il Natale quest'anno? Sull'esito del Natale dico siamo più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda a livello di commercianti, perché comunque il Natale non è andato bene. Ahimè, male. Questo penso che è un sondaggio ormai che è sempre peggio, sempre più triste, sempre meno gente che passeggia. Beh, il Natale tutto sommato non è stato un granché, perché ormai la gente insomma se non trova i saldi, se non, fa gli acquisti solamente dietro una convenienza. È il Natale. Il Natale quest'anno è stato un po' in declino rispetto agli anni precedenti. Un altro aspetto che caratterizza le festività sono gli eventi, ma i commercianti sono contenti del cartellone natalizio proposto dall'amministrazione comunale? Penso che abbiamo raggiunto un buon obiettivo, abbiamo raggiunto un buon risultato e siamo soddisfatti per quel poco che si è potuto fare, siamo soddisfatti sia a livello di evento in sé, sia a livello di organizzazione, di addobbo, di illuminazione, siamo soddisfatti. L'amministrazione non ha organizzato nulla, qualcosa che abbiamo fatto noi con le nostre spese, un gruppo di commercianti alla strada, e quindi ahimè non si può fare grandi cose, perché sembrano solo dei lavori insomma fatti un po' ecco, con pochi soldi, perché le cose belle si fanno con i soldi. Il comune, non avendo soldi, anzi il nuovo assessore ha cercato di metterci un po' di buona volontà, ma assolutamente scontenti, perché non riusciamo a combattere le grandi realtà delle zone limitrofe ormai, di questi centri commerciali che non fanno arrivare neanche gente al centro, parcheggi di mezz'ora con tutta la buona volontà. Milazzo era quest'anno veramente deserto, e questa è una cosa molto triste, perché abbiamo un paese splendido ma mal organizzato. Vabbè, noi dico malgrado siamo riusciti ad organizzare degli eventi, però la gente, il cliente non può fruire di questi eventi, perché purtroppo lei come sa benissimo non si riesce ad arrivare in centro, non si riesce a parcheggiare, non esistono servizi che possano far affluire la gente in centro. Un giudizio sugli eventi organizzati, purtroppo devo dire, non dico la parola scarso, ma mediocre. E alla fine qualche consiglio per il futuro? Ma io naturalmente mi auguro che da questo momento in poi si faccia rete e che finiscano tutti questi antagonismi tra di noi commercianti, tutti insieme possiamo creare le condizioni affinché si possa reagire, così come ho detto prima, a una situazione un po' di crisi economica. Ma guarda, il consiglio sarebbe, ahimè, quello che io dico, che il comune sia più sensibile comunque, ecco, riuscire ad organizzare, perché vede, tutti sono bravi a parlare ma nessuno mette soldi. La verità è che dovremmo avere una programmazione fatta millo tempori, con una persona preparata nell'estetica di un paese e che quindi sappia cosa bisogna fare, un progetto comune.